siamo i me contro te. Vabbè, dico già, le nostre ba. Ah! No! Yeah. In accento. YouTubers. YouTuber o streamer virtuali che grazie a un modello 3D o ho imparato da poco 2D streamano o caricano video di ogni genere e che stanno crescendo a dismisura all'estero. Non so se vi ricordate di Kizuna AI. C'era stato un po' di botta risposta tra lei e PewDiePie addirittura. Yo, PewDiePie-san! Nice to meet you! Virtual YouTuber Kizuna AI, here! Ha collaborato con altri youtuber, crea canzoni e addirittura video musicali. E quando sono stato in Giappone sono stato colpito molto potentemente dall'immensità di merch che c'era di lei, tant'è che avevo addirittura vinto un bellissimo peluche di Kizuna in uno di quei giochi col gancio. E che è ancora qui come a vegliare sulla mia anima. È un po' di tempo che quel maniaco di Kisuke, Krakechunken per gli amici, Kachuko per la mamma, continua a condividermi video di queste VTuber. Sembra essere caduto pienamente in questo nuovo buco nero e me lo immagino lì seduto al buio sotto una coperta che guarda, sorride e ghigna guardando i video di queste VTuber. Che carina che sei. Fai di me quello che vuoi. Sputami. Calpestami. Questo che altro ci può essere di pervertito da dire? Mostrami i piedi. Video di gameplay. Video reaction. O qualsivoglia video farebbe un normalissimo youtuber, però sotto i panni di un carinissimo avatar. Ammetto che trovo la cosa però molto affascinante. Già dai tempi di Kizuna con tutto quel merch, potevo ben capire perché avesse colpito in modo così potente soprattutto un paese come il Giappone. Ma il fatto che finalmente, tra virgolette, sta arrivando anche nell'Occidente questa nuova moda mi affascina ancora di più. Dato il fatto che sono in un periodo in cui ho consegnato tutti i lavori e rispettato tutte le mie scadenze, mi sono trovato un po' con le mani in mano. Mi sono quindi messo a pensare, ma una VTuber la posso creare io? Non so modellare in 3D. Se è un modello 3D, basta che contatto un artista 3D e mi faccio fare il modello da un character design. Mi sono quindi detto, beh sì, allora lo puoi fare, investirai qualche soldo nel modello 3D e via. Ma di chi potevamo fare il modello VTuber? È vero che le VTuber hanno una vocetta carina, puccia e divertente, e l'unica voce cui io ho accesso invece è piuttosto acuta e frenetica. Trucco! È truccata, i trucchi! Ma, fanculo, non solo potrebbe funzionare lo stesso? Ma ormai mi sono messo in testa che lo devo fare. Al che mi sono subito andato ad informare come diavolo fare questa VTuber. A quanto pare abbiamo bisogno di due cose, o tre. Una esclude l'altra in realtà. Il primo è un programma di riconoscimento facciale, e ne esistono diversi. FaceRig è quello più famoso perché si prende su Steam e ci si giochicchia e bla bla bla. Il secondo può essere un modello 3D, di quelli che funzionano anche in VR. O un modello 2D, e questo l'ho imparato dopo, che simula il 3D. Poi mi spiego. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato, beh, intanto contattiamo quest'artista 3D. Sono andato su Fiverr e ho cercato un po' modelli 3D per VTuber o VR. Ho trovato una ragazza cinese che mi avrebbe fatto il modello per 80 euro. Ho detto, ok, onesto, facciamole fare questo modello. Però voglio un modello proprio come dico io. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato, facciamo un bel character design fatto bene. Senza esagerare con i dettagli come quest'altro VTuber che hanno 1000 fiocchi, 70 frange, i boccoli dal buco del culo, 7 strati di sopracciglia. Facciamo qualcosa di semplice. Thank you.
Una volta finito il mio character design, l'ho consegnato a quest'artista, che si è messa subito al lavoro. Man mano che quest'artista mi aggiornava, in realtà, il risultato non mi stava facendo impazzire. Le ho detto comunque, vai avanti, benedico il tuo lavoro, ma quello che io sto cercando è un modello molto più simile a queste VTuber che sembra un po' più solido, no? I capelli della Sabrina che mi ha mostrato lei mi davano l'idea di quei nastri di carta tipo 3D vecchia scuola. Se andiamo invece a vedere i capelli delle VTuber che io ho preso in analisi, possiamo vedere che hanno un che di solido. Non so come spiegarmi, il fatto sta che quello non era il risultato che cercavo. Quindi mi sono messo sempre dentro Fever a cercare qualcun altro nel frattempo che quest'altra lavorava e già ho detto ok, già 80 euro sono investiti in questo, andiamo a buttarne altri da un'altra parte. Ed è qui che ho scoperto il fatto del 2D animato. E seguitemi qui perché è molto particolare. Ho trovato questa artista che mi ha spiegato che queste VTuber non tutte utilizzano un modello 3D ma utilizzano un modello 2D, quindi parte da un disegno che viene animato attraverso delle mesh e cose bla 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 ciu. Fatto sta, tagliamo corto che per tutto il pacchetto con le animazioni di riconoscimento facciale e della testa, da quest'artista mi sarebbe venuto a costare 500 pippi. E al che mi sono detto, beh, come si dice, chi fa da sé fa per tre. Non avevo proprio voglia di mettermi a imparare un altro programma, un ennesimo programma, ma in realtà sono contento di averlo fatto. Il programma che viene utilizzato per questo tipo di animazioni, per la creazione di questi modelli, si chiama Live 2D Cubism. Quindi da bravo bambino ho seguito dei tutorial che prima spiegavano come fare il disegno, come separare ogni livello, livello ciuffo, livello occhio, livello pupilla, tutti in modo individuale per poi trattarli ed animarli bene in quest'altro programma. Penso sinceramente che sarà capitato anche voi, quando vedete un tutorial, fate tutto passo dopo passo, come il tutorial spiega, e per qualche motivo a un certo punto il meccanismo si inceppa, e quello che accade al tutorial in video non accade a te. Grande, oh. Teo, sei un grande. Oddio, guarda la pelata, guarda la stempiatura. Guarda la stempiatura. Beh, poteva andare meglio. Oh! La maglietta e il collo vanno bene, mi pare. Dov'è il cappuccio? I vestiti vanno bene. È sparito il cappuccio. Diciamo che il passaggio da Photoshop a questo programma non è stato proprio delicato. Non è stato proprio così liscio, così smooth. E da lì avevo capito che dovevo davvero, davvero imparare quel programma per bene. Adesso posso dire anche di no. No. No, no, no. Senti, Kisuke, tocca che stai zitto. Caccia un Ken. E così, dopo tante peripezie, possiamo finalmente testare il prodotto, chiamiamolo così, finito. Apriamo FaceRig che, insieme al DLC, mi è costato altri 18 euro, che si vanno ad aggiungere agli 80 del modello non utilizzato in 3D e non ancora finito. Wow! Ed eccola qui. All'applicazione ha beccato ogni parte del mio viso. Tecnicamente con gli occhiali potrebbero esserci problemi, però vediamo come funziona. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sono la Sabri Gamer. Oh mio Dio, il mio occhio! I miei occhi hanno vagamente dei problemi, sembrano. Me li becchi bene con gli occhiali? Non sembra. Togliamo gli occhiali. Ok, adesso sì che li becchi bene. Oh, guarda come batto gli occhi. Occhiolino A. Altro occhiolino A. Molto bene. Ehi, guardiamo adesso a destra. Wow. A sinistra. Sì. In alto. Wow. E in basso. Sopracciglia. Si muovono. Ok, molto bene. Potremmo provarlo nella live di Giulio di questa sera. Ok, però ci sei. Perfetto. Ci sono? Sì. Ciao. Ciao a tutti! Siamo qua con la Sabri, signori, perché ha cambiato vagamente tono di voce, non si sa, mi fa ansia. Ciao bambini! Ciao!
Ma quale cringe, quale cringe. Guarda quanto sono grossa in live. E ora però manca soltanto la tester finale, il soggetto dell'esperimento. Chiamiamo Sabrina. Tanto metti qua. La tua... Sì. Qua metto la mia bocca. Non lo voglio fare. Okay. Ciao, Peo. Sì, voglio venire a trovarti. Non voglio mangiare la peperonata. No, non voglio. Ma che disegno sono sta cosa? No, non so, è un affare stranissimo, lo vedrai domani nel video. È un programma super complicato in cui ci ho perso. Non lavoro così dall'università, cioè io ho fatto delle notti in bianco perché ero troppo preso per impararlo. Ehi, Peo, guarda. Te lo becca bene l'occhiolino? L'occhiolino benissimo. Wow, me per niente, vuol dire che tu hai degli occhi più evidenti dei miei. Guarda. Prova le sopracciglia. No, oh, adesso sì. Prova a dire di no. Cacchio, ti prende troppo meglio di me. Mio funziona male. Questa per me, signori, è stata una grande vittoria. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video. Se è stato informativo o di intrattenimento, invito a iscriversi a chi non lo è, a mettere un like e soprattutto la cosa più importante è la campanella, signori. Era da tempo che non ero così soddisfatto di qualcosa di mio e non lavorativo.